Signori, microfoni, per favore. A posto, presente. Signori, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Seduta in prosecuzione del 12 marzo 2021, ore 10.36. Invito la signora Meccia a procedere con l'appello, grazie. Buongiorno a tutti. Aresu. Aresu. Cannella. Presente. Limuri. Presente. Maraventano. Assente. Nona. Presente. Pernice. Assente. Pino. Presente. Buongiorno. Buongiorno. Susinno. Presente. Tumbarello. Presente. Valenti. Presente. Aresu. Presente, qua sono. Okay. Allora, siete in otto. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e nomino come scrutatori i consiglieri Aresu, Susinno e Cannella. Se non ci sono contrari o astenuti, il Consiglio approva all'unanimità. La Presidenza non ha comunicazioni. Ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri? Non vedo alcun prenotato. Confermato? Nessuno? Perfetto. È arrivata la mail? Sì, a posto. A posto, vabbè. Anzi, ne possiamo dare anche lettura già da ora, signora Messa. Sì. Allora, mozioni a firma del consigliere Aresu. Gentilmente il microfono, Umberto, per favore. Ma chi è che parla? A posto, grazie consigliere Valenti. Quando avrò bisogno di un avvocato chiamerò lei. Installazione bande rumorose. L'abbiamo l'avvocato e lei ha preso fino. Installazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Salvatore Aldisio. Mozione firma il consigliere Aresu. Installazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Belgio. Mozione a firma del consigliere Aresu, installazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Enzo Biaggi. Mozione a firma del consigliere Aresu, installazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Brunelleschi. Mozione a firma del consigliere Aresu, installazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via dei Quartieri. Mozione a firma del consigliere Aresu, installazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via Filippo Di Giovanni. In via Ugo La Malfa, in via Empedocle Restivo, in via Le Strasburgo, in via Le Crossa, in via San Lorenzo, in via Le Strasburgo, in via Trabucco, in via Trinacria. Poi me li manda, me la manda questa email. Gliela mando subito. Ok. Solo a lei, signora Meccia? Come? Solo a lei? Sì, sì. Che la scrivo così nel verbale. Sì, sono i 14 allegati, non è testo unico, ma già cliccandoci sopra, l'anteprima si vede l'oggetto. Sì, infatti. Ok, grazie. Grazie a lei, non vedo altre comunicazioni. È giusto, signora Messa, abbiamo verbali da approvare? No, non ripeto, c'è quello il giorno 4, ma è alla firma, è in corso. Ok. Un attimo solo che completo questo. Possiamo
possiamo procedere all'ordine del giorno. E con esso preleviamo il punto numero 12, atti ispettivi. Sì. Lo approviamo all'unanimità. E a proposito di via, la presenza del mio socio in mozione, consigliere Nona, per prelevare il punto numero 9. Sì. Avente per oggetto, a firma mia del consigliere Nona, avente per oggetto sistemazione asse viario con annessi cordoli e rotatoria in via Filippo Brunelleschi, intersezione con via Pietro Scaglione. Non è un caso questo prelievo, proprio perché all'ordine della mozione presentata dal consigliere Arestu c'è una mozione che riguarda appunto le bande rumorose e segnaletica, le bande rumorose e segnaletica luminosa su via Brunelleschi, e quindi completiamo la via Brunelleschi, perché effettivamente è così com'è, è veramente ha gravi problemi di sicurezza. Consigliere Nona, comincio io, comincia lei? No, Presidente, la può esporre lei, non ci sono problemi, grazie. Ok, allora, per renderci conto di meglio di cosa stiamo parlando e quale punto e qual è il nostro, la nostra intenzione, vediamo se è facile prendere... Sì, vi condivido l'immagine. La vedete? Sì. Allora, qua siamo nel punto di intersezione tra via Brunelleschi, quindi quasi alla fine, quasi in concomitanza con via Eustachio Catalano e via Pietro Scaglione. Come vedete, la rotatoria che ho messo io nella stessa immagine, in realtà è anche con... ho preso una rotatoria in scala, quindi è inserita in scala, quindi sono le grandezze reali di rotatoria massima a tre uscite, cioè significa dimensioni più grandi di queste non può averne. Quindi, come vedete, c'è lo spazio, quindi secondo me, poi chiaramente valuteranno i tecnici, dico ancora prima di essere approvata la mozione, è chiaro, perché lo sto dando per scontato. Perché le macchine che provengono dal quartiere Truillas e quelle che da Viale Michelangelo, quindi direzione Viale Michelangelo, vogliono andare in via Brunelleschi e in via Eustachio Catalano, sono costrette a intersecarsi tra loro con notevoli incidenti che si sono verificati negli anni, avvalorato anche dal fatto che chi proviene da via Pietro Scaglione e vuole andare in una delle due corsie che portano appunto la stessa strada verso il Viale Michelangelo, spesso si incrociano con quelle che vogliono andare in via Brunelleschi o provengono dal quartiere Curillas, quindi creando non ingorghi, perché è raro, comunque non c'è un'utenza tale da creare ingorghi, ma c'è appunto perché non c'è un'utenza tale da creare ingorghi, certe volte succedono incidenti perché magari le macchine non trovandosi nel traffico, non dico che corrono, comunque sia, sono sicuro che anche andando a 30 km orari è pericoloso, e comunque il tempo ce ne ha dato ragione. Quindi noi chiediamo, io e il consigliere Nona, la realizzazione di questa rotatoria così com'è. Cioè, io in realtà ho dato un'indicazione, così com'è, perché questa sarebbe l'espressione massima, e credo, ripeto, che sia attuabile, quindi non c'è bisogno di inventarci triangoli particolari, rotatoria a forme sconnesse, una rotatoria rotonda così com'è, sono le dimensioni di una rotatoria a tre uscite, la dimensione massima, quindi si può anche addirittura ridurre in base alla grandezza delle corsie, anche se le corsie sono quelle reali,
Si può anche, si può pensare anche di ridurre per far sì che venga messa in atto. Consigliere Nona, qualche altra cosa da aggiungere? Sì, Presidente, solamente diciamo, giustamente si deve capire che si deve sapere che in questa strada che viene da via Brunelleschi, che va verso via Pietro Scaglione, sono successi molti incidenti per via, giustamente perché non c'è uno sbocco, come ha detto lei poco fa, tra via Brunelleschi e quella strada che non mi ricordo che aveva detto lei. Sono successi un po' di incidenti, addirittura con motociclette, per questo, diciamo, per una questione pure di sicurezza, diciamo, per facilitare, diciamo, ai residenti di attraversare con tranquillità e per sicurezza questa strada. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Nona. Sì, sono quelli che vogliono andare su via Eustachio Catalano, ma anche su piazzetta Brunelleschi. Come vedete qua alla sinistra, ho zoomato un attimo l'immagine, c'è anche una piazzetta Brunelleschi, che tra l'altro c'è l'ingresso di un grande condominio, quindi comunque è abbastanza trafficata, e nel marciapiede circostante ci sono almeno 10 attività produttive, quindi attività commerciali. Quindi sì, come dice il consigliere, no, si sono verificati veramente tanti incidenti, soprattutto che hanno coinvolto veicoli a due ruote. Grazie, consigliere Nona. Non vedo interventi da parte di consiglieri. Perfetto, allora signora Meccia, possiamo porre in votazione la mozione così come esposta da me il consigliere Nonna al punto numero 9 all'ODG. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Limuli. Favorevole. Maraventano assente. Nona. Favorevole. Pernice assente. Sino. Favorevole. Susino. Favorevole. Ungarello. Valenti. Favorevole. Ungarello. Favorevole. Voto all'unanimità. Perfetto. Proseguiamo con il punto numero, 10, lo lasciamo sempre stand by, vero consigliere Tumbarello, che è l'installazione di nuovo impianto di illuminazione in via Cruillas? Per quale motivo lo dovevamo lasciare in stand by? Me lo ricorda, per favore, vicepresidente, non me lo ricordo più. Che nel tempo era stato già deliberato l'adeguamento dell'impianto di illuminazione, tra l'altro io è stato uno dei primi punti. Lei parla di adeguamento, io qua parlo completamente di sostituzione, cioè qua io parlo proprio di installare un nuovo impianto, non di adeguare quello vecchio. Allora, io non dirigevo i lavori quel giorno, c'era il Presidente, lo ricordo, quindi ho solo ascoltato, poi il consigliere Tuschino aveva sollevato alcune perplessità, io ne avevo dato conferma. Dico, per me lo possiamo trattare, dico, io non ho alcun problema. No, cioè, è necessario, aspettiamo, facciamo una cosa, parliamo con gli uffici, vediamo di prelevare dagli elenchi la delibera già approvata, capiamo di cosa parla la delibera già approvata e poi la confrontiamo. Sì, prego. Dico, dato che si tratta di una delibera che diciamo nella quale si richiede l'intera sostituzione, io credo che comunque si possa a prescindere trattare, anche perché indipendentemente da tutto ho visto che la mozione presenta la possibilità appunto di fare l'intervento di comunicazione anche con i nuovi con le nuove tecnologie, quindi anche attraverso diciamo la posizione di fare i LED, quindi secondo me vado con la perplessità, ma semplicemente per un fatto di non accavallare mozioni, però visto e considerato che ho letto meglio l'oggetto della sua mozione, io secondo me la posso trattare. Consigliere Nonna, per favore il microfono, la prego.
Sì, io ripeto, questa mozione era stata chiesta la sospensione appunto perché il consigliere Sina aveva sollevato alcune perplessità circa la già presente delibera sulla stessa via Cruilla, sullo stesso fattore. Io ne avevo dato conferma, io mi sono andato a studiare le carte, ho visto cosa abbiamo fatto, ho fatto un attimo il resoconto, che poi tra l'altro è stato uno dei miei primi interventi a inizio consigliatura, perché è stato, se non l'ultimo, il penultimo intervento che ho fatto la scorsa consigliatura. Cioè, la via Cruillas, che ha due servizi distinti e separati, quindi per intenderci uno è comandato dalla centrale Michelangelo e l'altro dalla centrale Belgio, e si interrompe proprio in concomitanza con l'ingresso si staccano i due servizi con l'ingresso di Piazza Cruillas. Magari sicuramente il consigliere Sino, come me, che è di Cruillas, sa qual è la Piazza Cruillas, molti non la sanno, è quella, diciamo, che comunemente chiamiamo sotto l'arco, perché a Cruillas chiamiamo due piazze Cruillas, che nessuno delle due è Piazza Cruillas, una è Piazza Lampa della Fraternità e una è Piazza Santuario di Cruillas, mentre la Piazza Cruillas è quella sotto l'arco. Quindi qua, in questo punto, si interrompe la linea che proviene dalla via Michelangelo e inizia con quella Belgio, che poi è quella che illumina tutta la via Trabucco, tutta la via Vanvitelli, tutto il quartiere Cruillas, zona nord, lato nord. E qua era consueto staccarsi l'impianto di illuminazione ogni qualvolta pioveva. Abbiamo capito, abbiamo fatto un tecnico con l'allora geometra D'Amico, e abbiamo scoperto che i trasformatori erano sottomessi rispetto al manto stradale, quindi ogni qualvolta si allagavano i pozzetti si bruciavano gli alternatori. Siamo riusciti nella scorsa, appunto ripeto, alla fine della scorsa consigliatura, ad apporre in questo palo, che sarebbe quello finale, quindi quello proprio di fronte l'arco, un trasformatore aereo, quindi quello alla fine del palo, quindi ad altezza 4-3-10 credo che siano. E così abbiamo risolto il problema. Subito dopo, uno dei miei primi atti, ho visto qual era la mozione, era l'adeguamento, che poi in realtà era stato controfirmato anche dal consiglierino, era un adeguamento di tutto l'impianto su via Cruillas. In realtà non era su via Cruillas, ma comunque riguardavamo le vie principali del quartiere Cruillas, quindi Cruillas, Brunelleschi, Vanvitelli, Gorgone, eccetera. Ma era l'adeguamento, cioè noi chiedevamo la posizione appunto di questi alternatori, perché comunque non succedeva solo in via Cruillas, in via Cruillas succedeva sempre, ma a volte succedeva anche in via Trabucco. Quindi chiedevamo che questi alternatori venissero tutti alzati. Chiaramente questa mozione, ora il consigliere Tumbarello ce la esporrà più nel dettaglio, ma sono sicuro che nel frattempo sono passati 3 anni, la tecnologia è andata avanti, quindi sicuramente prevede sistemi LED e comunque nuovi impianti di illuminazione. Nel frattempo le lampade che il comune aveva in quasi tutti gli impianti di illuminazione, quelli agli ioni di mercurio, se non sbaglio, oramai sono in disuso, sono fuori produzione. Erano risorse che aveva il comune, perché ad oggi non ne ha più, erano solo quelli del magazzino. Ora invece sono completamente assenti, per questo a volte in alcune strade troviamo punti luci spenti e mai riparati, perché si deve cambiare tutto il corpo. Quindi secondo me oggi sono pronto a votare questa mozione, perché sono sicuro che può essere d'aiuto a quella già presentata. In realtà l'avrei dovuto fare dopo il prelievo questo intervento, però se la consigliera Tumbarello non mi smentisce di quello che è il mio pensiero, neanche farò intervento. Assolutamente no, assolutamente non mi permetto di smentirla, concordo. No, smentire nel senso, se mi conferma più che altro che la mozione, ora me lo confermerà, può essere solo di aiuto a quelle già presentate, è chiaro che il voto. Assolutamente, anzi, diciamo, tende proprio a non adeguare l'impianto esistente, ma a realizzare... Umbrello, la prego. Possiamo un attimo prelevarlo, così possiamo prelevarlo, sì, certo. Così parliamo. Allora, signora Mescia, prelevo della mozione numero 10, a firma della consigliera Tumbarella, avente per oggetto installazione di nuovo impianto di illuminazione in via Cruillas, approvato all'unanimità.
C'è una meccia? Sì, ho sentito, Presidente. Ok, perfetto, grazie. Consigliere Tumbarello, ne ha facoltà. Se mi date un attimo di tempo, volevo metterla in condivisione. Un secondo che la metto in condivisione. Comincio a parlare, la metto io. Ok, grazie. Allora, per quanto riguarda l'impianto di illuminazione di via Gruillas, io ho presentato questa mozione perché percorrendo più volte la via Gruillas e osservando proprio quello che è l'attuale impianto di illuminazione, salta subito agli occhi che l'impianto è piuttosto vetusto e spesso malfunzionante per i problemi che ha già evidenziato il consigliere Limuli, quindi di tutte quelle che erano le centraline sottomesse, problema che è stato risolto, ma certamente quello che è necessario fare è adeguare tutti gli impianti di illuminazione del nostro territorio a quelle che sono i nuovi. Con nuovi, sostituire i vecchi impianti con nuovi impianti, garantendo maggiore illuminazione e minori consumi. Giusto ha detto il consigliere Limuli quando ha fatto riferimento alle lampade a vapore di mercurio, la maggior parte degli impianti, anzi diciamo l'80% degli impianti cittadini sono vecchi e sono tutti, per tutti è prevista l'utilizzo di lampade a vapore di mercurio, sempre più difficili da reperire, infatti sono ormai terminate le scorte in magazzino e ogni volta a riuscire a reperire le poche lampade a vapore di mercurio rimaste sul mercato è particolarmente difficile, oltre a quelli che sono i danni continui che colpiscono questi impianti e le difficoltà non soltanto per le lampade ma anche per altri pezzi di ricambio, motivo per cui chiedo che venga completamente sostituito il vecchio impianto e che la via venga dotata di un impianto di illuminazione di ultima generazione con lampade LED e anche con la possibilità di utilizzare le tecnologie Wi-Fi, quindi le connessioni libere in tutta la strada, come dovrebbe essere, diciamo, così come è previsto negli impianti che verranno realizzati nei prossimi anni, già previsti e già finanziati al Comune di Palermo, di modo che tutta la città possa godere degli stessi servizi. Divisa, consigliere, no. Se vuole sì. Non è necessario, dico, se volete ne do lettura. Sì, no, siccome mi chiedeva la condivisione, ero convinto che c'erano fotografie, insomma, elementi più, invece solo la mozione. Volevo, no, penso che ci siano delle fotografie in fondo. No, questa... Ah, sì, scusate, sì. Vabbè, le fotografie, sì, di Via Gruillas, dove appunto si vedono i corpi illuminanti vecchi, è chiaro. Quindi... Quelli nuovi, perché... Diciamo, mi interessava far vedere quello che era l'impianto esistente, ma comunque il senso della mozione è questo, non credo che ci sia altro da aggiungere. Per me, io ho terminato di... Grazie, consigliera Tumbarello. Interventi? Nessuno, quindi possiamo procedere per appello nominale alla mozione numero 10, così come esposta dalla proponente, consigliera Daniela Tumbarello. Ok, adesso... Favorevole. Pennella. Limuli. Favorevole. Pennella. Scusate, quando si dice tempestività, mi hanno chiamato mentre stavo aprendo il microfono. Favorevole. Ok. Maraventano assente. Nona. Favorevole. Pernice assente. Sino. Favorevole. Susino. Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. 8 all'unanimità. Scusate, io devo uscire. Buona giornata e buon fine settimana a tutti. Arrivederci. Io pure, Presidente. Io pure. Mi sono uscendo. Allora, io Presidente. Sono Valenti, Tumbarello e Nona. Valenti. Esco. Allora, signora Meccia. Buona giornata a tutti, arrivederci. Altrettanto, signora Meccia. Sì. Allora, 11.01 escono i consiglieri. Aresu. Aresu? Sì.
Valenti, pure. Valenti, nona, Valenti, nona, sino. Sino, e Tumbarello. Sì, sì. Allora, se c'è Aresu sono sei, Presidente. No, cinque usciti. Aresu, Tumbarello, Valenti, nona, sino. Ah, giusto, cinque, sì, sì. Ok. I presenti dovremmo essere tre, però mancava forse all'inizio il consigliere Pernice, quindi in occasione della sostituzione del consigliere Aresu, ma in realtà non abbiamo anche il numero per il collegio di discutatori, quindi chiedo la verifica del numero legale, signora Meccia. Sì, certo. Allora, Aresu, assente dichiarato. Cannella. Favore, è presente. Limuli. Presente. Maraventano, assente. Assente. Noma. Assente dichiarato. Pernice, assente. Sì, non è mai entrato in realtà. No, no, non è entrato. Sino. Assente dichiarato. Susinno. Presente. Tumbarello, assente dichiarato. Valenti. Assente dichiarato. Assente dichiarato. Sì, siete in tre. Constatata l'assenza del numero legale, la mancanza del numero legale, il presidente alle 11.02 chiudo la seduta. Buona giornata e buon fine settimana. Buona giornata, buona giornata a tutti. Presidente, questa mozione, le due mozioni me li può mandare pure? Sì, che le mando subito. Grazie. A lei. Aspetta che mi interrompo.